Approfitto solo un secondo. Quei cosi non sembrano stabili. Non lo sono, stai attenta. Forza. Stai bene? Sì. Wow. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. Non fosse per i cedimenti strutturali e i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Bene, allora. Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. L'avevo dimenticato. Sei bravissima. Ok, secondo te qual è quella di Avery? Dovessi scommettere, direi quella. L'unica ancora intatta. Uh-huh. Beh, anche tu non sei male. Sai, ho un po' di esperienza. Ho letto qualche merda, libro. Merda. Cosa? Che c'è? Porta principale. Sam. È ancora vivo. Sì, per ora. Andiamo. Occhi aperti, sento puzza di shoreline. Certo. O la va o la spacca. Di qua, attenta alla testa. Qualcuno ce l'aveva con questo tizio. Ah.
Ah, un'altra annotazione antica. Drago, era la casa di Christopher Condent. Merda, la shoreline. Elena, stai giù. Li ho visti. Thank you.
No! Yeah.
visto qualcosa. Forse è il nostro uomo. Lì non c'è niente, eh? Niente. Aspetta. Qui c'è uno dei nostri! Cazzo, sono ancora qui! Guardiamoci le spalle, c'è un altro a terra! Esci fuori, stronzo! Thank you.
Esci fuori, forza! Dov'è trovato? Niente, Drew, è libero. Niente? Niente, tutto a posto. Niente di interessante. Allora. Ok. Ti troverò! Fai un giro di perlustrazione, io resto. Sì, ok. Chiunque la trovi riceverà un bonus. Perlustrate ogni lato.
In acqua!
madre mia. L'ultimo, stai bene? Sì, andiamo. Vale la pena tentare. Accidenti di uomini hai portato, Nadine. Quella donna ha un vero esercito. Per te hanno trovato il tesoro? Beh, spero di no. Per il bene di Sam. Guarda, qui c'è qualcosa. Era destinata a Richard Hunt. Firmato Adam Baldridge. Erano entrambi fondatori. Sì, si sono rivoltati l'uno contro l'altro. Ma perché? Avidità, paranoia, denaro. Sì, chiaro. Più soldi, più problemi. Sì, ma è troppo alto. La spinta non basta. Diamo uno sguardo in giro. Ah, bella fresca. Sì.
Perfetto, vado a prenderne una. Attenzione di sotto! Usarmi come esca? No, mi comporto da gentiluomo. Ti sto solo prendendo in giro. Pensa già la vita a prendermi in giro. Grazie. Andare peggio. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Di nuovo bagnato. Stanco con qualche nudo. Bene, mangerei qualcosa. Per il resto, sto bene. Sì. Ok, forza, dobbiamo andare. Forza, tagliamo attraverso la villa. Sì, ma dietro di te. Credi che i coloni abbiano allagato questo posto? Beh, di certo avevano un buon motivo. Per te non sono stati loro? Trovo strano che l'acqua abbia invaso tutte le case eccetto una. Quella di Avery? Esatto. Piace. Di qua. Manca poco. Sì, speriamo solo che non sia troppo tardi.
Oh, bel gioco d'acqua. Tocca un'altra nuotata. Ehi, Nate. Là, forse c'è una via d'uscita. Hai ragione. Corrente troppo forte. Troviamo un altro modo per attraversare. Forte di quanto sembrasse. Aspetta, la tengo giù per te. Perfetto, grazie. Ok. Prego. Grazie. Sei perfetta come contrappeso. Cioè... Non fa niente, dovrò prenderlo come un complimento. Lo era, giuro. Ho bevuto. Ups, mancata. Non riesci la prima volta. D'accordo, riproviamo. Fatto. Trovo un modo per farti salire. Troppo difficile. Non posso farcela da solo. Ok. Dovrebbe funzionare. Ok, allontanati. Siamo. Di mezzo questa roba. Già. Ok. Guarda, il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la sua villa. Comandante in seconda, quasi in cima alla gerarchia. Santo cielo. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi, Nate. Guarda qua. È un altro sigillo.
Che c'è? Sono loro. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Che diavolo è successo qui? Beh, non sono della scientifica, ma direi... alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto pirata? Non credo. Non è da loro. A nome di Lord Avery siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vessillo di Dio e della libertà. Firmato Thomas Dew. Tu che dici? Thomas Dew, Henry Avery. Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose siano incasinate. Quindi Avery e Tew invitano gli altri qui per... come diceva? Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi. Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo, il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva di due uomini. Erano i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante. Tutti a questa tavola. È incredibile. Già. Ehi, mi spiace. Io... mi spiace. Tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew, dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Ecco, per i posteri. Ehi, di qua, piano. Ehi, attenta. Ehi, ehi. Sto bene! Ce l'ho fatta! Vediamo in cima! Il camion della shoreline è ancora lì. Sì, lo vedo. Tieni gli occhi aperti, ok? E siamo ufficialmente all'interno della villa di Henry Avery. Altri cannoni, come quelli della villa di Tew. Ne ferisce più il veleno del cannone. Cosa? No, sai... perché finì per avvelenare...
Ok, questa era pessima, scusa. Sì, pessima. Parola del giorno: ostentazione. Perché non uccise Thomas Tew? Era il suo braccio destro, per caso? Sì, era proprio così. Immagini cosa significhi prendere ordini da un tipo così. È il mio primo lavoro, in pratica. Parli del produttore del programma? No, del direttore del macionaccio. Hai lavorato in un macionaccio? Ero alle superiori. Hai indossato uno di quei cappelli? Il punto è che il mio capo era uno psicopatico paranoide. Era il direttore di un macionaccio. Mettila, ok? Ehi, la Shoreline ha barricato la porta principale. E si è lasciata dietro delle impronte di fango. Vediamo dove conducono. Ma dove sono gli uomini della Shoreline? Giusto, Elena, guarda qui. Le orme conducono a questa porta. Cavolo, è bloccata dall'altro lato. Perché bloccare la strada? A meno che... abbiano trovato qualcosa. Aiutami a sfondarla. Sì. Merda! Shoreline!
Oh, merda! Bene? Sì, era un agguato, ci aspettavano. Già. Apriamo la porta. Vediamo cosa non volevano che trovassimo. Ugh!
ci siamo. Pronta? Ehi là. Cos'è? È una lettera. Firmata da Avery. Davvero? Leggila. Miei fedeli sudditi, mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze. Più il traditore conosce i nostri segreti, dobbiamo agire in fretta, distruggere la diga, purificare New Devon. Ci siamo. E trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Più Avery si scontrarono. Sei sorpreso? Non più di tanto. Tieni. Grazie. Troviamo quel passaggio. Basta, le orme finiscono qui. Ok, quindi dove sono andati? Guardiamo in giro. È l'accendino di Sam. L'ha perduto. Sì, di proposito. Qualunque cosa stiamo cercando deve essere qui da qualche parte. Questa stanza deve avere un'altra uscita. Forse il passaggio citato da Avery nella lettera. Ma dov'è l'interruttore? È incredibile. Che c'è? Cosa hai trovato? È una copia dell'ordine di cattura britannico di Avery. Sembra fosse fiero di essere l'uomo più ricercato del mondo. Nate. Sì, trovato qualcosa? Credo di sì. Per fortuna hanno già fatto tutto loro. Come hai fatto? C'è un'impronta inseminale in corrispondenza di libertà e l'ho premuta. Ottimo lavoro. La lettera diceva che Avery voleva trasferire il tesoro sulla nave. Già. Che il tesoro sia ancora sull'isola. Penso che non abbia più importanza. Andiamo. Zanit. Occhio alla testa. Sì. Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Stiamo per scoprirlo. Non ha affatto un'aria stabile. Già.